Arriviamo ora alla volta della laurea magistrale in comunicazione, informazione e editoria che ci sarà presentata dalla sua presidente, la professoressa Francesca Pasquali. Eccoci, Eccola. buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno a tutte e tutti, grazie di essere qui ad ascoltarci e di dedicarci un po' del vostro tempo. Dunque, a me il piacere di presentare la laurea magistrale che coordino ormai da qualche anno, che come diceva la collega Mazzoleni, appunto una laurea magistrale in comunicazione, informazione ed editoria. Ora vediamo se riusciamo a vedere anche le slide. Molto bene. La laurea è una laurea nelle classi di laurea LM19 la cui denominazione ministeriale appunto fa riferimento all'informazione e ai sistemi editoriali che sono uno dei nostri fuochi di attenzione formativa. Di che cosa ci occupiamo in questa laurea magistrale? Che peraltro, come magari qualcuno degli studenti e delle studentesse presenti sa, completa il ciclo di formazione che a Bergamo inizia con una laurea triennale in scienze della comunicazione. Beh, ci occupiamo di ciò che fondamentalmente ci circonda, cioè ci occupiamo di processi comunicativi, che sono i processi che sostanziano tutta la nostra esistenza. Sostanziano tutta la nostra quotidianità, sostanziano la nostra conoscenza del mondo. Di solito quando faccio gli open day, e mi scuso se c'è qualche studente di scienza della comunicazione che già frequenta Bergamo, cito sempre un brevissimo brano che poi è tratto da un discorso fatto agli studenti di questa università statunitense. Sapete che nelle università americane e statunitensi, meglio, c'è questa abitudine del discorso del personaggio pubblico, dello scrittore di fama, agli studenti al momento della loro laurea. E il discorso che cito sempre è questo, ed è un discorso fatto da David Foster Wallace, un grande scrittore americano, statunitense, ahimè non più vivente, ma questo ovviamente non toglie nulla alla sua grandezza. Il discorso inizia così: saluti, ringraziamenti e congratulazioni ai laureandi dell'anno accademico 2005, quindi è precedente all'esplosione del digitale, ma poco ci importa da questo punto di vista. Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: salve ragazzi, com'è l'acqua? I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa: che cavolo è l'acqua? Ora, sono molti anni che quando cerco di spiegare agli studenti che cosa significa occuparsi di comunicazione, cito questo breve brano, perché questo brano davvero ci aiuta a intuire che cosa significa occuparsi di comunicazione. Occuparsi di comunicazione significa in primo luogo decostruire ciò che è ovvio. Perché? Perché è attraverso i processi comunicativi che si costruisce il nostro senso comune, ciò che diamo per scontato, ciò che è condiviso, ciò che ci consente anche di stare assieme. Decostruire l'ovvio è fondamentale. I primi colleghi hanno parlato di pensiero critico e beh, pensiero critico è esercitato molto anche nel nostro corso di studi, anche se poi il nostro corso di studi, come dire, ha forse più degli altri una immediata definizione applicativa o comunque una immediata definizione di ambito professionale. Decostruire l'ovvio, decostruire ciò che ci circonda, decostruire ciò che viene raccontato, urgente, urgente per essere dei buoni cittadini, urgente per essere anche dei buoni professionisti nel campo della comunicazione. E peraltro dell'urgenza e della centralità della comunicazione interpersonale, ovviamente, ma anche della comunicazione mediata, sia dei media tradizionali che dei media digitali, ci siamo resi conto enormemente in relazione alle due grandi crisi che ci hanno investito, da un lato la crisi pandemica e dall'altra la crisi in atto adesso riferita appunto alle dimensioni del conflitto e della guerra. Due momenti di crisi che, come diceva
il collega prima presentando il corso di sociologia, hanno anche, scusate, il corso di filosofia, hanno anche messo in grande tensione anche i saperi, lo statuto dei saperi e come questi saperi vengono comunicati. Di queste cose ci occupiamo anche nel nostro corso di laurea. Corso di laurea che però, come vi dicevo, ha anche poi l'ambizione di diciamo, fornire già durante il percorso formativo degli ambiti di applicabilità pratica di questa consapevolezza, di questo sguardo critico, di questo esercizio di analisi della realtà che ci circonda. Ambiti di applicazione pratica che possiamo immaginare nei classici ambiti, diciamo così, delle professioni della comunicazione, l'ambito editoriale, sia esso cartaceo, digitale, multimediale, l'ambito della stampa, della radio, della televisione, l'ambito dei media, dei social media, delle piattaforme digitali, tutto l'ambito chiaramente della comunicazione d'azienda, intesa sia come diciamo, uffici di comunicazione interna che come agenzie di pubblicità, le istituzioni culturali, musei, teatri e ovviamente un grande ambito in grande espansione anche recentemente perché è aumentata fortemente anche la consapevolezza dell'importanza di saper comunicare con competenze e professionalità in questi contesti, l'ambito degli enti pubblici e delle istituzioni pubbliche, che sia urgente saper comunicare in maniera chiara, responsabile, informata in questi contesti, è stato reso ovviamente evidente, fra le altre cose, dalla crisi pandemica. Questi sono un po' gli ambiti nei quali diciamo, andrà a operare il nostro laureato e la nostra laureata. Vi presento adesso qualche dato, sono dati la cui fonte è il rapporto Alma Laurea e sono dati riferiti all'aprile 2021 e basati diciamo, sulle risposte ai questionari elaborato appunto da Alma Laurea da parte dei laureati 2020. Partiamo dai dati sull'occupabilità, visto che stavamo parlando di applicazioni pratiche, diciamo così, della formazione teorica, critica, metodologica, interdisciplinare che vi daremo. Noi siamo il blu e l'azzurro sono gli Atenei della stessa classe di laurea, credo che anche a colpo d'occhio si veda come i nostri laureati hanno un ottimo tasso di occupazione, superiore a quello della totalità delle corsi di studio della stessa classe di laurea in altri atenei e anche abbiano un ottimo tasso di soddisfazione per il lavoro svolto. A onor del vero è alto anche quello delle altre classi di laurea e questo diciamo, ci conferma della bontà diciamo così, del progetto comunicativo, scusate, del progetto formativo delle classi di laurea triennali e magistrali legate alle scienze della comunicazione, a prescindere da dove vengano poi erogati i corsi. Certo, ci dà grande soddisfazione avere dei risultati così positivi. Pensiamo che sia in parte, magari piccola, merito nostro, certamente è importante anche il territorio nel quale lavoriamo, che è un territorio particolarmente recettivo da questo punto di vista. Un altro dato che volevo condividere con voi ha invece a che fare con la soddisfazione, diciamo così, rispetto non tanto all'occupazione o all'occupabilità, ma rispetto ai contenuti che noi forniamo ai nostri studenti, alle nostre studentesse. Allora noi siamo quelli in verde e vedete. Anche qui il dato è riferito sia al corso nostro che alla classe totale degli Atenei della stessa classe di laurea, cioè della LM19. E anche qui credo che vediate come a colpo d'occhio il risultato sia lusinghiero. Una larghissima maggioranza di quelle persone che sondate si iscriverebbero di nuovo all'università e si iscriverebbero diciamo, allo stesso corso dell'Ateneo. Analogamente positivi, e qui
come dire, mi permetto di condividere questi dati nel più specifici, penso di poter dire che valgono assolutamente anche per gli altri corsi di studio che sono stati presentati prima di quello che sto presentando io. Qua abbiamo sempre a colpo d'occhio, sempre in verde, tutta una serie invece di dati che sono, diciamo così, riferiti alle attrezzature, per esempio ai laboratori, alla qualità delle nostre aule, alla qualità dei nostri spazi, che sono giudicati assolutamente eccellenti da tutti i nostri laureati. E questo dico è assolutamente trasversale, perché sia pure con un'incidenza diversa, noi come comunicazione, informazione e editoria siamo localizzati maggiormente nella sede di Pignolo e come uffici nella sede di San Tommaso, però gli spazi del dipartimento sono assolutamente condivisi, come hanno detto i colleghi che hanno parlato prima di me, e sono bellissimi, come hanno sottolineato anche loro. E a proposito, non vediamo l'ora di rivedervi, rincontrarci all'interno di questi luoghi meravigliosi che contribuiscono davvero alla qualità della nostra didattica, oltre che diciamo sostanziano l'occasione di trovarsi, di lavorare assieme, che è chiaramente preziosa, come già hanno ricordato i colleghi prima di me. Continuiamo un po' nella presentazione del corso. Il corso si struttura in tre curricula, questi tre curricula hanno tre fuochi di attenzione specifici. Il primo è orientato alla comunicazione d'impresa e alla comunicazione degli enti pubblici. In particolare questo corso, diciamo, include contenuti che riguardano appunto più direttamente i temi della comunicazione d'azienda della comunicazione degli enti. Include competenze che riguardano materie come la sociologia dell'organizzazione, include competenze sul tema della sociologia dei consumi, per esempio, include, diciamo così, focalizza meglio marketing, focalizza lo sguardo, la sua attenzione proprio, diciamo così, sui processi di comunicazione d'azienda o sui processi di comunicazione da parte dei soggetti pubblici. Il secondo curriculum invece è denominato Editoria e Comunicazione Digitale Visiva, e qui il fuoco specifico è il mondo editoriale, con una focalizzazione particolare su tutto il tema della trasformazione digitale, sul tema dell'importanza della dimensione visuale nell'economia mediale, culturale contemporanea, che definiamo appunto come un'economia convergente, cross-mediale, e certamente non più e non solo focalizzata su un unico medium, ma assolutamente ibridata dal punto di vista appunto sia dei canali che dei linguaggi, che delle occasioni d'uso. Il terzo curriculum invece è un curriculum che mette al proprio incentro maggiormente il tema del giornalismo e dell'informazione, e da questo punto di vista diciamo le materie più strettamente tecniche riferite appunto a questi ambiti specifici vengono poi collocate in un contesto di formazione con una grande, diciamo così, enfasi sul tema dell'analisi sociale, dell'analisi delle trasformazioni sociali, del mutamento sociale, temi che in parte anche il collega prima ricordava. Trasversalmente, come vi dicevo, l'attenzione è molto focalizzata sui temi della trasformazione digitale, sui temi del visuale, delle competenze sui linguaggi visuali, sui temi della trasformazione sociale, riferita sia ai processi di globalizzazione che ai processi anche di differenziazione culturale che sono in atto e che sono di grande rilevanza e che vanno conosciuti, capiti, anche in una chiave poi di loro, diciamo così, traduzione in termini di competenze professionali dirette, oltre che in termini di comprensione e di analisi del mondo che ci circonda.
dal punto di vista dei grandi gruppi disciplinari che lavorano fortemente all'interno del corso di laurea, abbiamo competenze di sociologiche, politologiche, semiologiche, linguistiche, competenze in ambito letterario con una torsione, diciamo, forte, verso il tema degli studi culturali, competenze sui linguaggi visuali, competenze in ambito informatico. Oltre che nell'ambito del marketing per quanto riguarda il primo curriculum. I nostri curricula sono piuttosto differenziati fra di loro, nel senso che hanno una caratterizzazione piuttosto forte, fatti salvi alcuni esami trasversali, che sono gli esami di diritto, un esame di sociologia della globalizzazione, e l'esame di lingua inglese, che può essere scelto fa facoltativamente, non è un esame obbligatorio, che nel caso venga scelto, appunto, prevede un livello di uscita C1, ed è un esame in cui i contenuti sono però tagliati e focalizzati sempre sull'ambito specifico di formazione di questa laurea magistrale. Quindi, diciamo, è un lavoro fatto sulla lingua inglese orientato al tema della comunicazione. Questa è a grandi linee l'offerta didattica. Chiaramente anch'io vi invito a consultare il nostro sito, a guardare i piani di studio, a guardare le schede di presentazione dei singoli esami, come suggeriva prima il collega, perché li vedete in modo vivo, no? Quelli che sono i contenuti dei singoli corsi. Mi piaceva ricordare che accanto, diciamo così, all'offerta didattica curriculare, ci sono poi tutta una serie di altre occasioni di apprendimento, di incontro, di formazione. Abbiamo numerosi laboratori che vengono progettati in stretta sinergia fra i nostri docenti e professionisti della comunicazione. Quest'anno abbiamo avuto un laboratorio in termini di copywriting, abbiamo avuto un laboratorio di social media marketing, un laboratorio di comunicazione pubblica, una serie di laboratori su come cambiano i linguaggi dei media e i contenuti dei media in relazione ai processi di globalizzazione. Accanto a questi laboratori abbiamo poi tutta una serie di incontri con professionisti nell'ambito della comunicazione, quindi, diciamo, incontri in cui si può entrare in contatto direttamente con chi si occupa di comunicazione. E abbiamo poi anche dei laboratori, e siamo intenzionati a valorizzarlo ulteriormente l'anno prossimo, laboratori su quelle che vengono definite le competenze trasversali, che sono quelle competenze appunto non disciplinari, ma più legate alle modalità di relazione, a temi come il team building, il public speaking, piuttosto che un lavoro sulla presentazione di sé, eccetera, che sono tutti temi rilevanti. Sia nella formazione universitaria che anche nell'ambito professionale. Oltre ai laboratori, sempre in quest'ottica, se vogliamo, di traduzione dei saperi teorico-critici e metodologici, scusate, che mettiamo in campo, quest'ottica appunto di loro traduzione, poi in un ambito più immediatamente applicativo, come può essere il contesto di lavoro, abbiamo un'importante attenzione dedicata al tema dei tirocini. Noi abbiamo corrispondiamo 12 CFU al tirocinio, che è obbligatorio e che viene svolto tipicamente presso delle aziende che sono sia locali che nazionali, e che appunto in alcuni casi elaborano. Sono questi quelli che chiamiamo tirocini di eccellenza, non che gli altri non siano di eccellenza, ma qua la diversità è che sono proprio coprogettati i progetti di tirocinio, mettono a disposizione dei nostri laureandi, studenti, mettono a disposizione appunto le loro competenze, questa attività di formazione. Come dicevo, in molti casi il tirocinio viene proprio coprogettato dal corso di studio con l'ente ospitante, anche laddove questo non può avvenire. Il corso di studio dedica comunque una grande, grande attenzione a questo aspetto. Abbiamo un referente per i tirocini che vi aiuterà, un referente
trasparente interno per i tirocini che vi aiuterà, diciamo, a costruire il vostro progetto seguendovi poi passo passo. Parlavo di aziende locali e nazionali, ma è possibile anche svolgere un tirocinio all'estero nel quadro della mobilità Erasmus Plus, per esempio, e anche questa è una strada che molti nostri studenti e studentesse hanno percorso, devo dire, con successo e con grande soddisfazione. Veniamo dunque alla mobilità. Allora, mobilità abbiamo certamente come gli altri corsi che sono stati presentati, appunto la possibilità di accedere a quelli che sono gli accordi di mobilità che il nostro Ateneo ha stipulato con tutta una serie di appunto di università sia in Europa, quindi all'interno della mobilità Erasmus Plus, che accordi di mobilità extraeuropee, appunto, che possono essere sfruttati dai nostri studenti e dalle nostre studentesse. Un elemento distintivo invece che caratterizza il nostro corso di laurea magistrale è l'accordo di doppio titolo con la Parley Dickinson University, che è un'università statunitense collocata a vicinissima a New York, tanto per darvi un riferimento, diciamo, geografico non puntuale ma certamente evocativo, accordo in virtù del quale gli studenti o le studentesse che diciamo accedono a questo programma di mobilità possono conseguire sotto determinate condizioni, vale a dire svolgere un periodo dato e indicato nel bando, svolgere tutta una serie di attività in mobilità, possono accedere a un doppio titolo di laurea e conseguire quindi la laurea nel nostro corso di laurea magistrale erogata, data conferita dall'Università di Bergamo e una laurea conferita invece dall'Ateneo statunitense, quindi avere appunto un doppio titolo di laurea. E questa è certamente una occasione, diciamo così, di internazionalizzazione particolarmente interessante e diciamo rilevante e distintiva del nostro corso di laurea anche rispetto ad altri corsi della stessa classe di laurea erogati in altri atenei. Ma anche per chi non volesse, non potesse, non riuscisse a accedere a questo programma, che chiaramente è un numero di borse limitato, l'invito è chiaramente quello di informarsi sulla mobilità internazionale, perché, come diceva il collega prima, si tratta di occasioni preziose di crescita umana e professionale, a maggior ragione per chi appunto intende operare nel campo della comunicazione, che è un campo per certi aspetti iperlocale, per altri aspetti invece davvero aperto ormai a temi, questioni che sono di carattere globale. Bene, chiusa la parte, se vogliamo, più di contenuto e di presentazione, due note pratiche velocissime su temi, diciamo, più tecnici, di informazione più tecnica, le modalità di accesso, ovviamente un titolo di laurea triennale o un titolo straniero equivalente. C'è un elenco di classi di laurea, le vedete qui, ma l'invito chiaramente è quello di andare a consultare poi il nostro sito web, che consentono l'accesso immediato alla laurea magistrale. Quindi diciamo chi è laureato o laureata in queste classi di laurea ha già assolti i requisiti curriculari. Viceversa, per i laureati in altre classi di laurea si considerano assolti i requisiti curriculari se si posseggono almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari che vedete qui elencati e che vengono appunto verranno diciamo così verificati in fase di preimmatricolazione. Ora non è nel momento né utile stare a leggere settore scientifico disciplinare per settore scientifico disciplinare, andate sul sito web del corso di laurea e avrete modo di vedere appunto quali sono, diciamo così, i prerequisiti curriculari.
come hanno già molto bene spiegato i miei colleghi che hanno presentato prima di me, non basta avere i requisiti curricolari, è necessario e obbligatorio sostenere anche un colloquio individuale di verifica della preparazione personale. Non è un esame, è un colloquio che però andrà come dire, a verificare quelle che sono le vostre competenze nell'area, diciamo così, che è di nostro interesse. Date e modalità specifiche del colloquio saranno chiaramente presentate e puntualmente presentate sul sito web nelle prossime settimane. Altro requisito che va assolto per potersi iscrivere è l'avere possesso di una competenza di lingua inglese di livello B2, competenza che verrà verificata o in sede di colloquio o diciamo certificata tramite appunto una certificazione da presentare all'atto della domanda in segreteria. Ma anche questo sarà specificato e dettagliato sul sito web cui vi rimando per avere appunto queste informazioni, diciamo così, più tecniche e più di dettaglio. Il colloquio, diciamo, servirà come momento di raccordo per valutare tutti questi aspetti, oltre che come momento, come ricordavano prima i colleghi, per conoscerci, per capire quali sono anche le vostre aspettative rispetto al corso e iniziare quello che si auspica essere un proficuo e interessante lavoro assieme. Gli spazi li abbiamo già ampiamente visti. Qui vedete la sede di Pignolo perché è la sede sulla quale maggiormente, come vi dicevo, insiste il nostro corso di studi, ma diciamo gli spazi in generale sono quelli che abbiamo già visto presentare in tutta la loro bellezza, ma anche in tutta la loro funzionalità da parte dei colleghi e della professoressa Mazzoleni in fase di introduzione. Io ho provato anche a anticipare qualcuna di quelle che potrebbero essere le vostre domande, anche per recuperare così cose fondamentali che magari nella presentazione, come poi puntualmente successo, mi sono dimenticata di dirvi, la prima delle quali è riferita al fatto che il corso non è a numero chiuso, non ci sono, diciamo, test d'ingresso selettivi dal punto di vista della numerosità degli accessi, ci sono quei requisiti da assolvere e il colloquio da sostenere e superare, chiaramente. Il colloquio è obbligatorio e appunto, come vi dicevo, troverete tutte le informazioni in un secondo momento sul sito. Nel novero dei CFU da conteggiare come requisiti curricolari valgono ovviamente i CFU acquisiti nella carriera precedente, nel livello di laurea precedente o anche eventualmente i CFU acquisiti in un altro corso di laurea magistrale, se il percorso viene interrotto e si pensa invece ad una reiscrizione al nostro corso di studi. Il tirocinio è obbligatorio, sì, è obbligatorio, non può essere sostituito. Possiamo però pensare, diciamo così, a delle attività di tirocinio che si intersechino e si integrino con la vostra attività professionale già in essere. Il livello di competenza linguistica richiesto, questo ve l'ho detto, è il B2, competenza che richiediamo in ingresso, con l'idea di fornirvi un C1 in uscita, un C1 focalizzato poi su diciamo anche l'acquisizione di un linguaggio specialistico. Chi può prescriversi? L'ho elencato ve velocemente, ma anche questo chiaramente trovate, questi contenuti li trovate sul sito. Questi contatti, io sono la presidente del corso di studi, sono Francesca Pasquali, scusatemi, non mi sono presentata all'inizio, mi presento alla fine, sono una sociologa dei processi culturali e comunicativi, lavoro ormai da tanti anni sulla relazione fra media, tecnologie digitali e quotidiano e su come appunto i media e il digitale modellino le nostre relazioni quotidiane.
Altri colleghi che vi invito a contattare per domande specifiche o diciamo curiosità specifiche sono la professoressa Pisanti, che è la nostra referente per le immatricolazioni, appunto, i piani di studio, il professor Dondi o la professoressa Mori, che sono i nostri referenti per il tema disabilità e DSA, sui tirocini e l'orientamento, la professoressa Giorgi, sulla mobilità internazionale, la professoressa Murru, sull'accordo di doppio titolo, la professoressa Murru, la sottoscritta o la professoressa Nicora, che è la referente a livello di Ateneo di questo accordo. Trovate sull'altra colonna gli indirizzi web del nostro corso di laurea magistrale del nostro dipartimento e poi anche gli indirizzi da consultare per quanto riguarda la mobilità internazionale, tutto ciò che riguarda il tema tasse ed agevolazioni e gli servizi specifici per disabilità e DSA. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, per il tempo che mi ci avete dedicato e mi permetto anche di ricordarvi un prossimo appuntamento che andrà a integrare quello che noi vi abbiamo raccontato, vi abbiamo detto, che è appunto il momento di presentazione degli servizi agli studenti che si terrà lunedì 21 marzo dalle 15 alle 18, sempre online. Trovate sul sito poi tutti i riferimenti per poter partecipare. E, grazie davvero, spero di aver modo di vedervi in presenza e anche di aver modo di avervi come nostri studenti e nostre studentesse.